una perla di prete e un tesoro di parroco. Ecco in estrema sintesi l'attività e la missione di Don Giuseppe Nascimbeni, proclamato beato dal Papa nel 1988. Nasce nel 1851 in provincia di Verona. Da mamma succhia insieme al latte il senso dell'ordine e della precisione. Da papà impara l'amore al lavoro e la felicità del carattere. Da entrambi eredita una grande sensibilità religiosa. La vocazione nasce in lui poco a poco e non senza contrasti interiori. Comunque, a 23 anni è ordinato sacerdote e si diploma maestro. Quando 3 anni dopo lo mandano a Castelletto di Brenzone, mille anime sul lago di Garda, un paese che sembra dimenticato da Dio e dagli uomini, non sa che vi si fermerà per 45 anni, fino alla morte. Per qualche anno collabora con l'anziano parroco e alla sua morte gli succede, perché i capifamiglia del paese non vogliono che vada via. Si tuffa in un'attività pastorale vorticosa, mette in campo tutte le sue doti, è un'autentica esplosione di iniziative, ma il paese è in una situazione disastrosa. Bambini trascurati, giovani senza istruzione scolastica e religiosa, anziani soli senza assistenza, famiglie disgregate da una forte immigrazione per cercare un lavoro che il paese non può offrire. A completare il quadro, ecco le altre carenze. Il paese è collegato al resto del mondo soltanto da un traghetto. È privo di strade, luce e acqua potabile. Un povero prete solo non può caricarsi così tanti problemi e anche Don Giuseppe, dopo 7 anni, getta la spugna. Si presenta in vescovado con la lettera di dimissione in tasca, sfogandosi con il suo vescovo di non essere riuscito neppure a trovare 2 suore disposte a sostenere la sua attività pastorale e a collaborare in parrocchia. Si sente rispondere: se nessuni ve le dà, sarebbero le suore, fevele, vu come voli. Don Giuseppe è come folgorato da questa proposta. Straccia la lettera di dimissione, ritorna in parrocchia, raduna le prime 4 ragazze disposte ad abbracciare la vita religiosa, le manda a fare il noviziato a Verona e prepara per loro un conventino in paese. Nascono così le piccole suore della Sacra Famiglia, perché Don Giuseppe vuole una famiglia per la famiglia, convinto com'è che il risanamento della società passa soltanto attraverso una famiglia solida che sappia riscoprire i valori autentici. La nuova fondazione mette le ali alla sua fantasia e alla sua creatività, fa costruire una strada, porta in paese l'illuminazione ad acetilene e l'acqua potabile, fonde una cassa rurale per stroncare l'usura, apre case di accoglienza per i ragazzi che vanno all'alpeggio, organizza l'assistenza domiciliare degli anziani soli, apre un asilo, una scuola per orfani e un ospizio. Si inventa anche un magnificio e una tipografia, condendo tutto con la preghiera, cercando e spronando con la collaborazione dei laici. Una paralisi lo ferma il 31 dicembre 1916 e lo blocca per i successivi 5 anni in una preghiera incessante. Muore il 21 gennaio 1922, mentre le suore si diffondono nel mondo, dall'Albania all'Angola, dal Paraguay al Brasile, sempre al servizio della famiglia, sempre accanto ai più poveri, come voleva lui. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il beato di oggi, una figura bellissima a mio avviso perché ci fa capire che come tutti noi ci troviamo dinanzi a vari progetti che non riusciamo a trovare uno sbocco, eppure quando siamo di fronte alla disperazione, qualche cosa, una parola, un gesto, una persona, un qualche evento fanno in modo di folgorarci attraverso quello che noi ci siamo sempre proposti ed eravamo convinti che quella proposizione venisse dal cuore e quindi dallo spirito. In qualche maniera, anche davanti al più grande fallimento, c'è prima o poi una risposta a tutte le nostre domande. Come è successo al beato Giuseppe Nascimbeni, così succede a noi. Se c'è un qualcosa nel nostro cuore in cui noi siamo fermi, i nostri propositi sono certi e sappiamo che questo viene da Dio, andiamo avanti, nonostante tutti i fallimenti, ma andiamo avanti, perché sicuramente quest'opera è portata ad avere successo. Quindi quello che possiamo chiedere oggi al beato è proprio questo: non abbatterci mai davanti a tutte quelle che sono le nostre sconfitte e che ci saranno. Perché tutti i santi certificano che all'inizio le sconfitte fanno parte del gioco. Quindi al beato Giuseppe Nascimbeni, che veramente possa intercedere per noi,
attraverso appunto lo Spirito Santo, che possa aiutarci sempre e comunque in ogni momento, soprattutto in quelli più difficili. Sia lodato Gesù Cristo.